Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi inizierò un nuovo percorso di tirocinio che non vedevo l'ora di svelarvi e di raccontare, insomma, questo mio nuovo percorso. Oggi infatti inizierò il mio primo giorno di tirocinio al Bambin Gesù, in particolare nel reparto di endocrinologia. Sono veramente molto contenta perché finalmente questa domanda è stata approvata dopo un mese di tempo che l'ho richiesta e oggi appunto inizierò il pomeriggio in ambulatorio. Mi appoggio un attimo perché sto tremando, insomma, per la felicità e per raccontarvi un pochino il perché io abbia scelto di fare il tirocinio a Bambin Gesù è perché, come sapete, l'anno scorso ho iniziato a fare qualche tirocinio al Policlinico di Tor Vergata. Ovviamente però questo era in ambito, diciamo, adulti, quindi avevo fatto il tirocinio in geriatria, il tirocinio in pneumologia, ma erano tutti reparti che sapevo non mi interessavano al 100%, non tanto per la materia quanto per il tipo di paziente. Mi piace molto l'età pediatrica, mi piacerebbe specializzarmi e lavorare in ambito pediatrico e quindi volevo fare un tirocinio che mi potesse far capire realmente se questo potrebbe essere un mio percorso oppure se lo devo scartare perché vedo che neanche questo potrebbe far parte del mio futuro. Visto che sono ormai al quinto anno, era arrivato veramente il momento di richiedere questo tirocinio, perché appunto mi sto avvicinando alla fine, devo richiedere la tesi, devo capire in quale reparto voglio chiedere la tesi ed era arrivato il momento di capire se questo ambiente, quindi il mondo pediatrico, potesse fare per me. Scusate se sentite dei rumori, ma ho Belle qui che sta annusando tutta la libreria. Io ho scelto l'ambito endocrinologico, visto che endocrino era comunque stata una materia che in fisiologia mi è piaciuta molto. Ho iniziato a studiarla per PS2, ovviamente poi l'ho stoppata. Era proprio quella materia, infatti, che negli scorsi vlog vi dicevo che stavo studiando, che stavo ripassando. Ovviamente le mie conoscenze sono proprio a livello base, infatti sono un po' preoccupata per come andrà la giornata di oggi, però confido che la tutor che mi è stata assegnata sia abbastanza clemente con me, visto che non ho neanche frequentato il corso di pediatria perché è al secondo semestre, quindi confido anche in questa sua bontà e sono molto infatti ansiosa in questo momento perché non so cosa aspettarmi, visto che anche la prima volta che vado a fare un tirocinio completamente da sola, senza nessuna delle mie amiche, ci confrontavamo molto spesso a vedere le cartelle, insomma è un po' una challenge con me stessa di iniziare un percorso completamente da sola. Quindi io adesso mi sono preparata perché sono le 11:30. Questa mattina ho dovuto iniziare a fare la sbobina di diagnostica per immagini sulla parte della senologia. Però sono le 11:30, io devo ancora portare bel fuori perché questa mattina ho iniziato proprio in pigiama a studiare, quindi le ho solo dato da mangiare, ma adesso la faccio uscire. E poi, scusate il casino, ma devo preparare lo zaino con il camice, il fonendo e questo quadernino che voglio compilare prima di uscire. Ho comprato questo quadernino dai cinesi, molto molto semplice, anzi dovrei anche portarmi una penna forse, però oggi mi volevo segnare almeno i livelli di GH, della glicemia e della tiroide, quindi T3, T4, TSH, eccetera, eccetera. Volevo segnarmi questi. E poi, già che ci sono, vi volevo far vedere anche il fonendo che andrò a utilizzare. È della marca Erka, una marca tedesca. Mi è stato inviato questo fonendo un paio di anni fa, se non sbaglio eravamo già nel periodo Covid. Molto carino perché è arrivato con questa confezione all'interno ovviamente di una scatola. E la colorazione che avevo scelto è questa qui. Sicuramente se mi seguite su Instagram già lo avrete visto perché l'ho fatto vedere in una foto. E la cosa molto molto carina è che la parte, questa qui, è oro rosa. Non so se riuscite a vederlo. E ha anche un'incisione con il mio nome. Ecco, forse riuscite a leggerlo. Quindi niente, è veramente molto molto carino. Non vedo l'ora di
indossarlo con il camice, sta anche bene perché ovviamente è in palette. Ovviamente non l'ho preso in palette apposta perché mi sa che non l'avevo ancora fatta la seduta di armocromia, infatti l'avevo preso oro rosa che non mi sta particolarmente bene. Comunque, devo appunto mettere queste cose nello zaino, devo mangiare, ma mangerò qualcosa ovviamente a casa perché la mia tutor inizia il turno alle 2:30, quindi vorrei stare lì un pochino prima, per fortuna è comunque vicino a casa, quindi visto che non ci sono mai andata in realtà, volevo andare lì un pochino prima per vedere la situazione parcheggio, perché andrò in motorino. E per vedere insomma dove si trova, quanto ci metto, poi non so nient'altro, infatti andrò lì a parlare con la mia tutor per capire anche come organizzarmi. E una cosa importantissima che devo fare, devo stampare il foglio delle presenze che mi hanno inviato insomma tramite email, perché in questo modo io posso segnarmi le entrate e le uscite così da accumulare le ore che poi io devo utilizzare per convertirle in ore ADO e quindi nei CFU che mi rimangono. Questo infatti è il foglio firme che mi hanno mandato, però lo devo stampare e mi devo ricordare di portarlo. Detto questo, ci aggiorniamo dopo sperando che tutto vada bene e che soprattutto il reparto mi interessi davvero per poter magari richiedere una futura tesi tra qualche mese. Ciao ragazzi, sono la Ludovica del futuro e sono qui per raccontarvi finalmente come è andato il mio primo giorno di tirocinio. Mi volevo scusare per non avervi registrato nulla né durante l'esperienza e nemmeno la sera quando sono tornata a casa, ma ero veramente esausta, è stata una giornata pesantissima e quindi ho preferito aspettare. Ne sto approfittando adesso che c'è un momento di silenzio in casa e sono sola per potervi appunto raccontare com'è andata, però visto che non voglio rendere questo video troppo statico, nel frattempo faccio un po' di skincare. Infatti mi sono portata tutti i miei prodotti perché sono andata in palestra e sono appena tornata, oggi è domenica 20 novembre e sono le 5:20. Sono appunto passati 3 giorni circa da questa bellissima esperienza e quindi volevo un attimo raccontare, spero velocemente, com'è andata. Allora, vi avevo appunto lasciati che mi stavo preparando per andare appunto al Bambin Gesù. In particolare io sono andata giovedì all'ambulatorio che c'è di pomeriggio. Sono arrivata super in anticipo perché speravo di incontrare una mia amica che invece ha fatto l'ambulatorio la mattina, ma è scappata a casa perché doveva studiare, quindi alla fine ho aspettato un pochino, però sono contenta di essere arrivata prima perché mi sono un attimo orientata, visto che non ero mai entrata effettivamente dentro all'ospedale, o comunque se ci sono entrata ero talmente piccola che neanche me lo ricordavo. Quando sono arrivata dovevo aspettare la mia tutor. Per fortuna avevo la stanza dove si sarebbe svolto l'ambulatorio e di fronte avevo trovato un'altra dottoressa che credo fosse una specializzanda, in realtà non gliel'ho neanche chiesto, però vabbè, penso fosse una specializzanda. E niente, quindi per fortuna ho trovato lei chiedendo appunto della mia tutor e praticamente è arrivata 2 minuti dopo. Quindi alle 2:30 abbiamo iniziato e semplicemente appunto come ambulatorio c'erano le visite da fare. Io sono appunto nel reparto di endocrinologia, quindi la maggior parte delle visite che ci sono state riguardavano la valutazione della crescita del bambino. Quindi se stava crescendo bene, se aveva bisogno della terapia con il GH, oppure se semplicemente erano dei controlli. Ci sono stati abbastanza bambini, infatti siamo state 4 ore dalle 2:30 alle 6:30 chiusi là dentro senza mai uscire, neanche per andare un attimo al bagno. E ho conosciuto anche il primario, credo, di endocrinologia pediatrica, che è stato veramente molto gentile con me e sono stati anche abbastanza spiritosi, nel senso che riuscivamo anche a chiacchierare tra una visita e l'altra.
Per quanto riguarda però il clou della situazione, quindi delle visite in sé, mi aspettavo in realtà una cosa un pochino più dinamica, quindi con varie patologie, varie valutazioni. In realtà appunto era un valutare la misurazione dell'altezza, misurare il peso, valutare lo sviluppo del bambino, quindi per esempio per i maschi la grandezza dei testicoli, per le femmine la presenza dei bottoncini mammari e poi se stavano sviluppando la peluria. Quindi mi aspettavo un pochino di più, però comunque ho già trovato delle cose che devo assolutamente studiare e conoscere, che sono la curva della crescita e poi voglio capire anche quando deve essere somministrata la terapia, insomma, della crescita con il GH. Comunque in linea generale mi sono trovata molto bene, la tutor è molto carina. E le ho chiesto anche quali sono i suoi turni, quindi mi ha dato i turni sia per l'ambulatorio che per il reparto che si farà invece alla sede del Gianicolo, ma anche i turni degli hospital che invece si fa alla sede proprio di San Paolo. E ho anche stampato il file con gli orari, quindi ogni volta che vado segno gli orari, almeno mi vengono riconosciute come ore ADO che io devo fare per ottenere i CFU, quelli per finire insomma i CFU della laurea. Però ovviamente me li farò firmare una volta ogni tanto, perché in realtà si firma soltanto il foglio, quindi penso che una volta che raggiungerò le ore me lo farò firmare. L'obiettivo nelle prossime settimane, considerando anche gli esami che devo fare, sarebbe quella di andare almeno una volta a settimana in ogni, diciamo, reparto, quindi sia in reparto, sia in ambulatorio, sia in day hospital, per vedere un po' come funziona e se mi può piacere. A quel punto, insomma, potrei anche chiedere la tesi, più che altro per capire come funziona e quando dovrei cominciare a pensarci, quindi vediamo un attimo. Però ecco, sono molto contenta, molto fortunata di questa opportunità. L'importante è aver capito, cioè il mio obiettivo era non tanto capire se l'endocrinologia potesse piacermi, perché quello alla fine dipenderà anche dal test, ma il mio obiettivo principale era quello di capire se l'ambito pediatrico potesse veramente fare per me. E per ora, come prima esperienza in ambulatorio, è stata super positiva. Sono stata veramente molto contenta di potermi approcciare appunto ai bambini, sia piccoli che comunque grandicelli, cosa per me non assolutamente scontata. E quindi niente, sono contenta che almeno questa prima esperienza abbia avuto un segno positivo sulla mia scelta definitiva. Poi mi piacerebbe anche fare un tirocinio però fuori dall'università con un pediatra di base. Lo stavo per fare, purtroppo però c'è bisogno di fare l'assicurazione esterna e quindi volevo prima aspettare di essere accettata al Bambin Gesù per capire quale potesse essere la frequenza, la stanchezza, insomma, associata a questo tirocinio. Quindi per quello vedremo. Detto questo, io spero di avervi raccontato tutto di questa esperienza. Se avete delle domande, fatemele pure qua sotto nei commenti oppure sui direct di Instagram. Sarò molto felice di rispondervi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!